Cari quadisti, vi stiamo per svelare, eccoli qua, giocherelloni fino in fondo, vi stiamo per svelare il segreto di Mattia Torraco. Vittoria gara 1, vittoria gara 2, vediamo l'integratore Palmolive Naturals. Mattia, scherzi a parte, grande conduzione. Sì, dai, è andata bene tutta la giornata. Io ripeto, vengo alle gare sicuramente per vincere, però partendo con i piedi per terra e vedendo piano piano cosa si prospetta durante il weekend di gara. La pole position mi ha dato fiducia, anche se per forse poco meno di un secondo, però comunque mi ha dato fiducia nelle mie potenzialità. Abbiamo fatto alcune modifiche nella moto che mi hanno ancora garantito di aumentare un po' il passo. Infatti in gara 2 sono arrivato con un discreto vantaggio su Andrea. Le gare sono così, nel senso, puoi arrivare primo, ti può succedere qualsiasi cosa, quindi bisogna cercare di portare a casa il massimo punteggio possibile. Mi sembra che tu ci stia riuscendo. Sì, diciamo che su è già praticamente la terza gara che faccio doppietta, quindi mi sembra che ci siamo, sia io che la moto, che tutto il team. Sì, la terza gara che fai doppietta su 4 comunque, non su 30, eh? Sì, sì, su 4. Diciamocelo. Sì, è una buona percentuale. Direi di sì. Una buona percentuale, però quello che mi rammarica è che comunque i protagonisti della Quicks 2 siamo solo io e Andrea. Il livello tuo e di Andrea Cesari, che comunque vediamo crescere, perché anche Andrea è giovane, l'abbiamo visto crescere tanto come pilota e l'abbiamo visto inseguirti sempre lì. E quindi è l'unico sprono che tu hai alloggi nella QX2, perché sinceramente... Sì, mi spiace, ma purtroppo gli altri concorrenti non riescono a starci... E il livello vostro è comunque un livello da QX1, no? Anche come... se oggi comunque Maceratese si è difeso abbastanza bene con terzo posto, quindi sì, l'anno prossimo sicuramente si fa la QX1, quest'anno comunque siamo qui e quindi noi cerchiamo di... portare a casa il campionato. Cerchiamo di, sì, il mio obiettivo sicuramente è riportare a casa il campionato. Allora è sicuro, Mattia, per l'anno prossimo una tua entrata in QX1? Sì, è normale, diciamo. L'anno scorso e quest'anno sono stati due anni, sono due anni di apprendistato per il cross. Poi dopo l'anno prossimo sicuramente in QX1, quindi... E ci mandiamo Nicola in QX2? Ancora un po' ce lo mandiamo in QX4. Oh, per Diana, cazzo, se ci sente ci uccide. No, al momento comunque lui è il numero uno e quindi, ripeto, c'è solo da imparare da Nicola e anche oggi l'ha dimostrato. Un commento sulla gara di Nicola, gara 2. Commento, è stata una gara emozionante, forse da un po' che non se ne vedevano delle gare così. Nicola si è riconfermato uno dei piloti più forti d'Europa, vincendo tutti e due le manche, la seconda con un po' più di pressione, ma l'ha vinta lo stesso. Questo significa che comunque la moto c'è, perché è una moto che va bene, Nicola va, anche lui, e niente, io sono felice comunque che ha vinto un pilota italiano, con una squadra italiana, e niente, è stata una bella gara, sono contento per lui e per noi, per tutti. L'anno prossimo la vedremo Mattia Torraco che aggredisce Nicola Montalbini? Sicuramente, ripeto, il mio obiettivo è di migliorarmi, quindi io spero di riuscire ad arrivare quantomeno più vicino a Nicola per combattere. Ultima staccata, ultima curva, ultimo giro. Nicola Montalbini e Mattia Torraco affiancati, chi esce? Io non mollo, No, beh, anche qui, ripeto, visto che ci sono oggi, per Nicola ci sono state un po' di discussioni, io dico che siamo qui per correre con le moto. Ci sono dei giudici che sono loro che giudicano. Che sono predisposti a giudicare. Quindi e... tutto il resto sono cattive... E ricordiamo che per quanto bella fosse la pista, il sorpasso... era veramente praticamente impossibile, sì, sullo stesso tempo. Era difficile, ecco, quindi, però se uno ha quel pizzico in più di malizia o di decisione, magari in alcuni momenti, poter mettere le ruote di fianco non vuol dire buttare fuori un avversario. Assolutamente. Poi io ripeto, Nicola secondo me è un pilota corretto, ma duro. Molto corretto, e bisogna essere per essere bisogna campioni. Essere
numero uno, deve essere duro, corretto, bravo, un sacco di caratteristiche. Nicola non ha fatto niente, ripeto, se qualcuno si offende che vado a giocare a carte o a giocare a briscola alla parrocchia, perché il contatto, che è uno sport più adatto a... il contatto ci sta, poi ripeto, ci può stare, ci possono essere contatti eccessivi o no, quello però lo devono decidere i direttori di gara, i giudici di gara e quant'altro, tutto il resto possono solo stare zitti che è meglio. Grande Mattia. E boh, dai, diciamo che oggi si è ribaltata un po' la giornata piovosa di Castellarano e abbiamo visto che con l'asciutto Tincozzi c'è, Mattia Torracco c'è, Nicola Montelvini c'è, con le condizioni giuste ci siamo, Maurizio Bianchi c'è, perché comunque ricordiamo secondo posto, difesa Mauri, del campionato. Sì, sì, Mauri può ora purtroppo con l'esclusione di Montalbini senior può lottare per ma sei posto. Tu che gli insegni a saltare, perché sono due gare che il Bianchi è più un volatile che un uomo per Bianchi. No, beh, io non mi permetterei mai di insegnare, devo ancora imparare io. Non è vero, grande Mattia. Però sì, diciamo che il Mauri è una persona seria e assorbe gli, una spugna. Gli insegnamenti, le piccole cavolate che gli diciamo, e lo sta dimostrando, perché è partito anche lui, comunque faceva le gare con i fettucciati e sta migliorando nel cross fino ad essere comunque, mi sembra che è secondo oramai, sì, con grande scioltezza, e sembra ha voluto accontentarsi, diciamola così. Sì, ha guardato il campionato, sì, e che è importante, perché è inutile per una mancia buttare via. No, quando uno se non è sicuro di fare una cosa è inutile che va a rischiare di fare cagate. Quindi lui ha amministrato questa seconda posizione, comunque mancano ancora tre gare. Non sono tante, ma non sono poche. Esatto, sono tre gare, ricordiamo che sono sei mancia, quindi è 6 per 25, signore, tanti punti. No, però dai. Mattia, sono, sei stato contento, un grande. Il nostro saluto, i nostri complimenti per l'ennesima vittoria e un arrivederci alle prossime prove dell'italiano. Grazie, ciao.